dopo aver parlato con il ministro Giasmundo abbiamo contattato appunto un nuovo arrivo, Infimon, un attaccante di ruolo, come si vuol dire, in attesa che altri che sono in rosa nella mista si facciano avanti. Allora, Infimo, tutti immagino se lo ricordano ai tempi del Gaeta Calcio, sono passati un po' di anni, quindi lui è diventato un po' più vecchietto, no? Sì, vabbè, è passato qualche anno, però sono contento di essere tornato, stavolta con una società comunque con un progetto serio e importante, anche con vecchi compagni di squadra, e cercherò di dare il massimo e comunque di fare bene. C'è qualcuno ancora che ti ricordi in questa squadra, che c'è qualcuno che conosci, oppure sono tutti i ragazzi che conoscevi per che erano intorno alla squadra? No, c'è, vabbè, il capitano Gennaro Vitale, che con cui ho anche giocato insieme, lo conoscono tutti qua a Gaeta. Poi vabbè, Samuele Leccese, c'è anche il massaggiatore Pasquale Colantuno, che è un grande amico, oltre al calcio. Quindi la gente c'è, insomma, in questo senso. Senti, una cosa che comunque mi interessava sapere, da quel di adesso il tuo curriculum come è stato? Fatto di tanti gol a raffiche, credo, no? Vabbè, diciamo che l'annata più importante è stata quella qui a Gaeta, a parte qualche anno prima. Poi dopo, vabbè, sono stato un po' in Campania, un po' in Puglia, l'anno scorso a Trani e adesso sono tornato qui. Il ciclo si chiude di nuovo a Gaeta. Infatti hanno bisogno di un attaccante di ruolo, e quindi tu devi cercare di dare quella solidità in attacco che di questi tempi ancora non riesce la mista città di Gaeta. Riesce a giocare bene, ma non riesce a finalizzare. Ma diciamo che le ultime partite non le ho viste, però comunque io sono arrivato qui per cercare di dare il massimo e integrarmi subito con i compagni di reparto. Conoscevo anche Mariniello, con cui ho giocato insieme sempre qui a Gaeta. Cercheremo di dare il meglio tutti insieme. Comunque siamo affiatati là avanti. Già nella prima settimana d'allenamento mi sono accorto che ho dei buoni compagni di reparto. Quello mi interessava sapere, in questa settimana com'è andata? Sei arrivato da qualche giorno, e quindi chiaro, una prima settimana di approccio con il gruppo di giocatori, che comunque sono bravi ragazzi, come si suol dire, quindi sicuramente, insomma, per te è stato un passo avanti, no? Sì, la squadra mi è sembrata ottima, sia a livello tecnico che a livello umano, sono tutti bravissimi ragazzi, una squadra giovane. E alla fine niente, ho fatto solo i primi tre allenamenti, però comunque la situazione già è positiva, l'ambiente è positivo, nonostante le tre sconfitte pensiamo solo a fare bene per domenica e per il proseguo del campionato. Sarà per te una nuova esperienza per conoscere questa squadra. Parliamo chiaramente di campionato di promozione, al tempo era un'altra cosa, quindi sicuramente il livello tecnico è alto, perché molti giocatori appunto tipo come te che sono scesi di categoria per cercare di giocare, no? Sì, vabbè, negli ultimi anni alla fine promozione, eccellenza, Serie D, comunque per quello che ho visto il livello tecnico magari non è tanto diverso. Ovviamente in squadra noi siamo tutti giocatori tecnici anche là davanti, quindi non ho trovato difficoltà, penso che come squadra siamo di buon livello. Certo, io non mettevo in dubbio questo, mettevo in dubbio le squadre avversarie, che sono sicuramente altre squadre che... Infatti domenica chiaramente c'è stata la prima esperienza a giocare con questa formazione del Casalvieri, Ciociari, che sicuramente in casa si fanno rispettare un pochino. Sì, mi hanno detto che è una squadra che maggiormente fa risultati in casa, anche perché hanno un campo abbastanza ostico, diciamo, di terra, stretto, piccolo. Non so adesso bene come sarà il campo, però qualsiasi sia la situazione che troveremo lì, noi comunque andiamo lì propositivi, cercando di vincere ovviamente, per portare i tre punti a casa. D'accordo, mi sembra che è tutto. In bocca al lupo, speriamo, insomma, che sia la volta buona per questo campionato da vincere. Ma speriamo bene, vedremo alla fine.